Molto bello questo nuovo mini drone M1 della MetaQ, curato in tutti i particolari. Pur essendo così piccolo, ha il controllo automatico dell'altitudine che gli permette di rimanere fermo e stabile in aria. Una volta presa confidenza con i comandi, è molto divertente da usare, preciso e agile in tutti i suoi movimenti. È stato curato tutto nei mini particolari, anche la confezione è molto bella. L'apriamo, troviamo al suo interno subito il nostro mini drone. Abbiamo poi il telecomando. Quindi troviamo una seconda scatola contenente alcuni pezzi di ricambio, abbiamo quattro piccole eliche e un cacciavite. Quindi abbiamo le istruzioni, soprattutto in inglese, francese, italiano, c'è un piccolo foglio non tradotto benissimo. Abbiamo poi le due batterie e il suo caricabatterie. Allora, vediamo adesso un po' i comandi principali del drone. Abbiamo una leva di sinistra che serve per far alzare o abbassare il drone, quindi importante in fase di decollo e atterraggio. Mentre spostandola lateralmente avremo il drone che andrà a ruotare su se stesso, quindi gli potremo far cambiare direzione mantenendolo sempre alla stessa altitudine. La leva di destra invece permetterà di andare avanti o indietro, mentre spostandola lateralmente avremo uno spostamento del drone laterale. Abbiamo poi la possibilità di premere in verticale la leva di sinistra. In questo caso il drone entrerà in modalità automatica e farà un movimento circolare ruotando anche su se stesso. Per invece eseguire i movimenti acrobatici dovremo andare a premere una singola volta la leva di destra. In questo caso il drone, poi muovendo la leva da una parte all'altra, entrambe le leve, potremo far compiere al drone delle giravolte a 360 gradi. Inseriamo il pacco della batteria. Il mini drone si accenderà. A questo punto dobbiamo accendere il telecomando e sincronizzarlo. Per sincronizzarlo spingiamo verso l'alto e verso il basso la leva di sinistra. La luce non lampeggerà più. A questo punto, per accenderlo, basterà tirare entrambe le leve verso il basso e il drone si accenderà. A questo punto potremo poi farlo decollare.